Presidente, l'importanza di aprire un nuovo sportello a Padova? È ribadire la presenza sul territorio e volerla ampliare. Noi siamo già a Padova dopo il trasferimento di un'altra filiale e questa proprio è una nuova apertura, proprio perché in questa città e in questa zona ci crediamo tantissimo, abbiamo avuto tante soddisfazioni e speriamo di poterne cogliere delle altre in questa bella filiale. E in questo periodo c'è e esiste, insomma, si respira il rischio di desertificazione degli sportelli bancari. Ecco, qual è la risposta del Credito Cooperativo e di Bancadria Colli Euganei in particolare? Ribadire la propria presenza nel territorio e farlo con la miglior qualità, con la miglior professionalità, con la miglior accoglienza, e questo è sicuramente per noi la mission più importante. Chiaro che arriviamo in controtendenza in qualche modo rispetto agli altri istituti che chiudono, lasciano i territori sguarniti, lasciano tanti comuni sguarniti, ci sono delle province che hanno addirittura più di un terzo dei comuni che sono senza gli sportelli bancari, e noi chiaramente ci crediamo sulle territorialità e rimaniamo, anzi rinvigoriamo la presenza. Ci sono state e avete soprattutto in programma altre aperture? Sicuramente, Stanchella 2 mesi fa in località Pisana, una bellissima filiale, e la prossima inaugurazione sarà Bottrighe, una località storica, una presenza storica per noi di Bancadria Colli Euganei, e che va rinvigorita con una filiale in proprietà completamente nuova, bellissima, molto accogliente e con grande professionalità. E credo che questo sia veramente il segnale forte che vogliamo dare al territorio, ai nostri soci, ai nostri clienti, di una prospettiva futura di crescita, di risposte, di qualità e sicuramente credo di grande professionalità. Direttore, qual è la clientela a cui vi rivolgete in questa nuova filiale di Padova? Allora, la clientela a cui ci rivolgiamo, visto che apriamo in corso Stati Uniti, che è la zona per eccellenza, zona industriale per eccellenza di Padova, sono le piccole imprese, le medie industrie, e visto che non manca l'economia qui, sono anche i privati, che qui siamo assolutamente a disposizione per trovare delle soluzioni alle esigenze sia di risparmio che di investimento che di finanziamento. Cosa trovano i clienti e poi verosimilmente anche i nuovi soci che frequenteranno questa nuova filiale? Allora, la filiale opera a 360 gradi, trovano la consulenza sul risparmio, sul comparto assicurativo, sulle polizze pensionistiche, e trovano poi, per quanto riguarda i privati, sempre qualsiasi tipo di operazione di finanziamento, dal credito al consumo al mutuo casa o finanziamenti per qualsiasi altra attività, che può essere la ristrutturazione degli immobili oppure per investimento energetico, per pannelli fotovoltaici eccetera. E naturalmente le imprese trovano una consulenza a 360 gradi. Banche di credito cooperativo e noi in particolare mettiamo in campo la nostra capacità di essere vicini e di dare un servizio, di dare l'appoggio, di dare la consulenza al meglio per quello che loro hanno necessità. Insomma, ecco, questo è un po' il ragionamento del servizio della banca di credito cooperativo, che mantiene gli sportelli. Perché? Perché è solo attraverso la professionalità e la consulenza che può crescere nel proprio territorio.